02251515. Cara Elisa, benvenuta, buona domenica, di dove sei? Grazie, ciao a tutti, io sono Elisa Romondia, vengo da Roma, sono co-founder di The Volume, che è una blockchain solution per la filiera dell'olio extravergine d'oliva. Ecco, abbiamo capito pochissimo, aspetta. Quasi aspetta. Niente però. Esatto, parla per i very normal people. Allora, punto primo, torniamo quindi ai giovani imprenditori, questo l'ho capito, giusto Elisa? Sì, benissimo. Sono una startup per oh, come bene, vengo. Questa la capiamo tutti. Quindi sì. Sei di Roma, e quanti anni hai Elisa? 28. Nel campo dell'olio, questo mi pare. Nel campo dell'olio. E che cosa vi siete inventati e che cosa però da ragazzi che si sbattono chiedete anche o come prima Alessandro non vorreste sentire nei prossimi 2 mesi? Vai, facci capire e poi rispondi Elisa. Allora, noi abbiamo creato una blockchain solution basata su Ethereum, ma adesso si parla tanto di Bitcoin, allora nella mente della gente... Parla facile Elisa, perché sennò nessuno capisce. È difficile parlare definizione semplice. La differenza tra la blockchain classica di Bitcoin e una blockchain invece Ethereum, la piattaforma, è che con Ethereum si possono creare dei contratti intelligenti che definiscono le relazioni fra le parti, come ad esempio possono essere i player dentro una Elisa, ti do sono d'accordo. Io mi arrendo. Non l'ha capito nessuno, esatto. Ma sono d'accordo. Elisa, mi permetto di dare un piccolissimo consiglio per la tua carriera, che sarà certamente luminosa di imprenditore. Tu ti devi far capire, perché quando vai a parlare con quello che produce olio, per esempio, e tu gli parli così, con tutto l'affetto, quello non ti capisce. E questo, guarda, non lo sto dicendo io, me l'hanno detto fior di manager che mettono insieme imprese, eccetera. Hanno imparato che devono parlare facile. Allora, con l'olio, mi togli questa curiosità, che fate? Noi tracciamo e certifichiamo i passaggi all'interno della filiera. Quindi, ad esempio, adesso proprio in maniera semplice, quando l'agricoltore va a raccogliere le olive e poi le porta al frantoio, e noi certifichiamo quanti chili di olive sono portate al frantoio e quanto poi olio effettivo esce dal frantoio. Tutto in maniera semplice. Esatto, quindi siete servizio per rendere limpido tutta la produzione dell'olio d'oliva, che è uno dei tesori italiani. Se la dico così, dico bene. Non è meglio, Davide. Perché? Non è meglio, guarda che è istruttiva questa telefonata. Ai ragazzi che si buttano nell'impresa, la prima cosa, dovete farvi capire. Non c'è dubbio. Dovete farvi capire. E infatti attorno a questa moneta virtuale che è denominata Bitcoin, ma in realtà sono tantissime. Sono miliardi. Cioè ogni tanto escono degli articoli oppure delle cose dicendo che cos'è veramente, e tu lo leggi e quando arrivi in fondo dici non ho capito che cos'è veramente. Perché in realtà veramente è una cosa che nessuno sa cos'è, non è garantita da nessuno, è un oggetto di speculazione. Però per far funzionare quella roba, che era quello che appena la nostra amica Elisa aveva citato, c'è dietro un meccanismo denominato blockchain, sostanzialmente di autocertificazione, la dico in maniera un po' sempliciotta, della transazione. Ecco, quel tipo di meccanismo può essere utilizzato per molte cose. Per esempio nel caso dell'olio, di quanto è. Questo è nell'interesse collettivo? Sì. È un bene per tutti? Sì. Saremo tutti d'accordo? No. I notai no. Per esempio, per dirne una. È vero Elisa? È vero? Sì, risparmierebbe tanto sulla burocrazia e non ci sarebbero più i contratti cartacei, ma diventerebbe tutto digitale. Questo però garantisce al consumatore finale di vedere, ricostruire l'intera storia di un prodotto, questo per l'agroalimentare. Dalla produzione al banco. Certo, Elisa, ma tu da giovane imprenditrice, una, ripeto, che ci prova, e sono esempi bellissimi. Adesso al di là ci siamo permessi di invitare alla chiarezza, ma perché siamo alla radio. Che cosa non vorresti sentire e cosa vorresti sentire nei prossimi 2 mesi, Elisa? Allora, io sono stata, grazie a The Volume, selezionata tra le 10 imprenditrici più interessanti in Europa, ho partecipato agli Starter Awards, alla Station F di Parigi, che è il più grande hub per startup attualmente nel mondo. Quello di Macron. Esatto, e ho potuto confrontarmi con i membri del governo francese e con la tech team internazionale, oltre che quella francese, e ho potuto fare anche un confronto tra quello che è la realtà delle startup francesi e quella italiana. No? E penso che la politica dovrebbe entrare un po' di più nell'aiutare i giovani imprenditori e soprattutto, poi ritornando al discorso della burocrazia, cercare di snellire tutta la parte burocratica e normativa, perché uno dei problemi che hanno gli investitori internazionali è che loro credono nei progetti italiani, anzi loro adorano soprattutto i prodotti italiani. Infatti quando io ho parlato dell'olio italiano
subito erano tutti, certo, entusiasti. Sono impazziti, è ovvio. Esatto, però quando vedono tutta quella mole di normative spesso incomprensibili, si frenano e non investono più. Elisa, questo è il tema dal quale siamo partiti, esatto, ed è l'esempio classico. Allora, certo, troppa burocrazia, eccetera, eccetera, non c'è dubbio, va sfoltita. È un bene per tutti, lo è per tutti, tranne che per il potere della burocrazia, che ovviamente sarà contrario. Ma il potere della burocrazia da che deriva? Da una cattiveria diabolica? No, deriva dall'idea che tutto deve essere controllato, tutto deve essere seguito passo dopo passo. C'è anche un'autorità contro la corruzione, perché tutto sia regolare e nulla sia fuori dai binari che sono stati stabiliti. Questa è poi l'influenza della burocrazia. Scegliere fra interessi significa fare politica. È la politica che non sa scegliere, che non dice di scegliere, che è una politica profondamente disonesta. Grazie, Elisa.